ragazzi e ragazze del Country House San Pietro, vi aspetto il 5 giugno a Teramo per la notte degli Oscar 2015. Sarò a cena con voi, mi raccomando, non mancate, siate in tanti! Mua! Vi aspetto, ciao! Altra finale che si preannuncia bellissima, ricca di significato, è quella che va in scena domenica 24 maggio a Castelnuovo tra Real Castelnuovo e Ornano, finalissima dei playoff di terza categoria girone A. La squadra di casa viene dalla semifinale vittoriosa contro il Castrum Lentuli. L'Ornano è riuscito a fare l'impresa in quel di Roseto, vincere 2-1 e guadagnarsi questa finale. Non sarà facile qui. Oggi deve vincere la squadra di biancorossa. Inizia subito però forte con un tiro di Claudio Di Bernardino che esce abbondantemente al lato. Risponde poi già dai primi minuti la squadra di casa con un tiro, un sinistro di Manfredini deviato in angolo da Luca Fabi. Tantissima gente di casa, ma tanti anche da Ornano oggi qui a Castelnuovo. E al Castelnuovo spinge e vuole il vantaggio, ma deve stare attento soprattutto a Claudio Di Bernardino che con il suo sinistro magico va più volte vicino al gol. Qui serve un assist bellissimo per il numero 3 Giuseppe Lancione che sciupa tutto, poteva essere il gol del vantaggio dell'Ornano. Poi ancora un'occasionissima, questa volta lo stesso Di Bernardino, la palla giusta ma di sinistro, sbaglia da due passi. Gol mangiato, gol subito, la vecchia legge del calcio. È la 35esimo minuto quando il Real Castelnuovo sblocca la gara e Francesco Andreone a sfruttare un assist bellissimo di Stefano Andreone e gonfia la rete per l'1-0. Si va al riposo sul vantaggio nero-verde. La ripresa inizia per il Real Castelnuovo come si era concluso il primo tempo. Grande assist di Francesco Andreone per Manfredini, tiro! Prima deviato dal portiere Fabi di piedi e poi la sfera si insacca, 2-0 Real Castelnuovo. È partita adesso a questo punto che va solo gestita dagli uomini di mister Dino Candelò. Rivediamo lo sfortunato tentativo dell'estremo del Ornano. Claudio Di Bernardino caccia una punizione, grandi proteste da parte sua di tutta la sua squadra per un fallo di mano in barriera che a rivedere le immagini in effetti è abbastanza evidente. Ornano però non si arrende, ci prova con una serie di tiri da distanza. Poi il numero 9 Francesco Donato potrebbe tirare, invece serve Di Bernardino che sbaglia l'aggancio, salva la difesa nero-verde. Ancora Claudio Di Bernardino scatenato, qui una gran palla in mezzo per la corrente Samuele Saverio e si supera Gianni Gianzante. Salvo il risultato grazie a Gianzante. Dall'altra parte contropiede, appena passato il centrocampo, Francesco Andreone ci prova da una distanza siderale ed è 3-0, il gol meraviglioso, doppietta per Francesco Andreone, non lo sognava nemmeno nei più bei finali. Andreone, questo gol proprio nella giornata della festa, tira fuori dal cilindro un numero di altissima scuola. L'Ornano però è mai domo, qui grande giocata dei suoi attaccanti, conclusa dal solito Claudio Di Bernardino, meritatissimo questo gol, accorcia la distanza l'Ornano e non smette di crederci perché ancora pericoloso in un paio di circostanze, la più ghiotta pochi minuti alla fine quando raccoglie una buona giocata il difensore Samuele Bagnoli, ancora Gianzante, gli dice no deviando in angolo. Si chiude qua la sfida, Real Castelnuovo 3, Ornano 1. La Real Castelnuovo approda al campionato di seconda categoria e fa esplodere tutto il suo pubblico. Grandi gli applausi anche per i ragazzi dell'Ornano, seguiti da tantissime persone che continuano a festeggiare e a ringraziarli.
grande! Sì, grazie! Metti la seconda! Sì. Grande! Iniziamo da Gianni. Iniziamo da Gianni che noi ti abbiamo visto in alcune partite, ma davvero sei tra gli uomini più. Gianni, sei tra i portieri più presenti nella nostra collection delle parate più belle. Questo qualcosa significa, ecco. Anche oggi ci metti in imbarazzo perché non sappiamo quale delle tue parate. Ma sempre un piacere, sei sempre troppo gentile. No, è stato bello dare il giusto contributo alla squadra in una finale. È stato bello anche essere supportati da una grande società come qui abbiamo Chris, parte veramente fondamentale, una dirigenza solida e compatta. Ci siamo impegnati fin dall'inizio, per noi il nostro motto volere e potere, ci siamo riusciti, è stata una gran bella annata, ci siamo tolti una bella soddisfazione, anche se si parla di un campione di terza, però il campo ci ha dato le giuste risposte, ci siamo impegnati durante l'anno, anche durante gli allenamenti, il gruppo è rimasto sempre solido e compatto, non possiamo lamentarci di nulla, non rammarichiamo nulla, festeggiamo assieme ora. I nostri dirigenti, come ho detto già, parte dalla dedica, non posso che farla sia a tutti i miei compagni di squadra, in particolare a questo signore qui, il nostro metronomo di centrocampo, e poi giustamente la mia famiglia mi ha sempre seguito e mi ha dato la giusta forza per andare avanti ogni volta e siamo riusciti a levarci questa soddisfazione. Siamo partiti con un buon progetto, tutti i ragazzi locali, senza rimborsi, abbiamo creduto in un progetto che dall'inizio vedeva Dino Candelori, che è il nostro grande trascinatore, alla base di tutto, tutti i ragazzi locali, i ragazzi che avevano giocato, io, alcuni avevano smesso, e devo dire che è stata un'emozione grandissima. All'inizio avrei firmato subito per salire subito in seconda categoria. Io volevo fare i miei complimenti al presidente, volevo fare i miei complimenti a tutta la società, a tutti i giocatori, perché veramente se lo sono guadagnati, perché hanno tenuto veramente questa squadra. Che dire, è stata un'annata bellissima con grandi partite sofferte, partite dove ci hanno fatto anche incazzare, però ce l'abbiamo fatta. Ci ha dato le giuste risposte il campo, grande Chris. La dedica di Chris, chiudiamo con la dedica personale di Chris. Io la volevo dedicare a tutta la squadra, come ho detto prima, al mister e a mio fratello che fra 6 mesi diventerà papà e diventerò zio. Alla grande.